Hey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo su Dragon Ball Z Kakarot. C'è stato un piccolo disguido per quanto riguarda la lotta tra Vegeta e C19, l'avrei registrata ma non avevo trasformato il file in formato che potesse leggere appunto il programma per editing e l'ho cancellato. Perché non lo so perché l'ho cancellato, stavo eliminando roba e ho cancellato quello per sbaglio, non riconoscendo assolutamente il nome. E quindi niente, perché appunto ho dovuto staccare la ripresa e poi riprendere appunto da qui. Ma come vedete dalle immagini qualcosa ho recuperato, vabbè, va bene. A questo punto il Dottor Gero o Dottor Gero scappa e noi dobbiamo appunto cercarlo. Dobbiamo prima parlare appunto con i nostri amici per sapere se l'hanno trovato, magari qualcuno di loro ha qualche informazione. Però Krillin no, non lo trova. Sì, si è nascosto appunto tra le montagne per non farsi ritrovare. Appunto sembra che qui ci sia la sua base segreta, anche se in realtà anche in altri giochi di Dragon Ball la base segreta era un'altra. E soprattutto nell'anime. Tra l'altro devo dire che ho trovato il Big Bang Attack di Vegeta piuttosto grossolano, è stato fatto malissimo. Dicevo appunto, è stato fatto secondo me in maniera piuttosto grossolana, perché poi Vegeta neanche ha la classica posa così della mano, ma ce l'ha aperta. Quindi boh. Voglio dire, cioè, è basato sul manga? Ok, fallo basato sul manga, ma fallo in una maniera che è uguale. Cioè, perché devi proprio sminchiarlo del tutto? Gohan non l'ha trovato. Mancherebbe solo Tenshin e... sì, scusatemi. Ecco qua. Allora, prima di parlare però con Tenshin, mi hanno detto che il Dottor Gero è abbastanza forte. Molto forte, quindi io sinceramente mi sono munito di tanta pazienza per eliminare sti cosi. Ecco, 12% attacco mischia. Perfetto, parliamo con Ten. Dunque, avrei 3 minuti, però non so se funziona, se conta anche il tempo di queste scene. Quindi cercherei di andare piuttosto veloce. これでは仲間を呼べまい。では、エネルギーをいただくぞ。ご、ごはん、来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、あっちだ。このまま死んでしまえ。 Eccolo qua, allora vediamo un po'. Già iniziamo? Ah ok, niente, questo è quel che assorbe i colpi nel caso io facessi un attacco. Ehi! Bene, bene, bene. Non gli ho fatto nulla. Bene, vai, preso. Ma dai! Ma come fa a bloccarlo lì a mezz'aria? Ma perché sei paraculo? Ecco, mo. Niente, lo blocca. Se lo blocca, cioè.
Mi cancelli dall'esistenza, ma io ti voglio bene proprio. No, l'avevo schivato, che tonto! Stordimento, subito! Ok, se finisce un attimino di fare quello che assorbe, io dico grazie, ti dico. Perché se lo attacco col Macanco Sappo, lui assorbe. Ah, già ripreso? Ok. Già fatto, ok. No! Questo assorbe. Eccolo qua. Anche di meno, magari. Ma sì, ma... Due di fila? Ma sul serio? Due di fila? Certo che proprio, guarda. Eh sì, vabbè. Ma che è? Ma che cos'è? Ma ehi! Ma tre! Ma scherziamo? Cavolo, però te l'ho preso. Dai! Ma dai, ma non può essere ogni volta così, fa! Ma come fa a sconfiggerlo uno? Sì, vabbè, però... niente, già non posso più ricaricare energia. No, 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 dai! Niente. Dai, guardalo. Eccola là, a posto. Vai. Vai, mo' a recuperare. E mi leva anche... No, dai. Non è che ti leva solo la vita, proprio pure l'energia lì. Dai, guardalo, due di fila. Oh yeah! Oh! Mamma mia! Sette? Sette volte? Ore no shitteru jinzō ningen to wa jigau. Dou iu koto da? Minna ittai nani to tatakatteru nda? Trunks, contro chi stanno combattendo? Sì, qua Larry Tortitoriyama ha detto: no, no, troppo brutte quelle copie di Cyborg. Onore, piccolo mademo, kokomade chikara o agete ita to wa tondemo nai gosan da. Kaeru shika nai kenkyūjō ni. Honrai no rekishi de wa ore tachi wa zenmetsu saseraleru hazu datta ga. 未来は変わってしまうようだな。今だ。貴様らには絶対に勝ち目はない。17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ。何？母さん。 トランクス?トランクス?トランクスだと?俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか?お前、あの時の。
わざわざ来てくれたのか。はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。ち、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、墓に連れていた人造人間を見たのですが、si è imbattuto nei resti di un androide. Però gli androidi che abbiamo affrontato sono diversi. In realtà loro sono stati abbastanza forti da sconfiggere 19 e 20. Però ovviamente dopo, diciamo che è successo questa stessa cosa nella timeline dove loro sono morti, e quindi alla fine il vecchio risvegliato 17 e 18 e è successo quello che è successo. La storia è cambiata solo un pochino. E non proprio. Assomiglia molto a Dottor Gero. Ho visto una sua foto in un libro. Beh, che bel libro. Beh, forse non proprio. Io ho una teoria riguardo quello che è successo. Ve l'ho appunto accennata poco fa. Anche perché Toriyama non ha mai proferito parola sul fatto se Trunks abbia davvero cambiato la storia quando è andato nel passato oppure no. Cioè, fino a che punto l'ha cambiata? 長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。女の子タイプかよ。クリリン、女の子、ドクターゲルの研究所の場所がわかるか。奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂だったはずよ。È un'informazione riservata. Naruto, Dr. Gero ga kenkyū jō ni modotte 17 gō to 18 gō o mezame saseru mae ni hakai shite shimau to iu wake da na. Ore wa sonna okubyō na koto wa sen. Massaki ni kono ore no te de katazukete yaritai dake da. Esattamente. Kenkyū jō o mitsuketara jinzō ningen ga gokitasu mae ni hakai subeki desu. Moshi sore ga maniawanakatta ra孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人なら、あんな奴より俺の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。え、わべ、確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら、だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが、二度とお父さんを死なせやしない。お父さん、お父さんって言ったの？ブルマ si fa certe domande。もう黙っていても意味はない。あいつの名はトランクス。父はベジータ、母はお前だ。つまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。へえ、そうだったの。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。メジャー。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲロの研究所を探してくれ。Perfetto. No, cerca sto laboratorio. そうだな。はい、ブルマさん。お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ？Non posso farglielo sapere, mi ero stato distrutto. Porta a casa qua, vabbè. 人造人間の方を破壊するだけなら。Si tratta solo di distruggere tutto. はい。では、気をつけて。
し、行くぞ。必ずベジータより先に見つけるんだ。おう。Che poi è stato... Vabbè, no, mi sto zitto. Diciamo che non posso giocarlo in blind, perché è impossibile. Non posso assolutamente giocarlo in blind, visto che Dragon Ball lo conosco. Polinia di Darling. Darling. La malattia cardiaca di Goku si manifesta nel bel mezzo dello scontro. Vegeta, ora in grado di diventare Super Saiyan, si libera facilmente dell'androide 19. Numero 20, rimasto solo e in evidente inferiorità, cerca di fuggire. E ci riesce, direi. Alrighty. Ah, sta là, perfetto. Bello però sto posto. Molto carino. Dov'è? Scusatemi. Ehi. Ah, ecco qui. Non so perché non me l'attivava. È vicino. Eia. よく言うぜ。勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか。 クソジジイ。 まただ。 何が起こっているんだ。 行くぞ。 これですっきりしたな。 Ce n'è un altro, ma non è che abbia specificato c'è un altro androide, cioè ha fatto vedere un'esplosione e ce n'è un altro. Fammi capire che si tratta di del numero 16, no? Ora mi sento molto meglio. Cos'è questo? Ah, questo è come se si fosse risvegliato, sì, però noi non l'abbiamo visto. Quindi sei un vecchio modello, poi siete 17 e 18, non è che... 16号だと、16号なんて... 俺は知らないぞ。あ、あいつらが、ドクターゲロの言っていた人造人間か。お前が言っていた人造人間は、あいつらで間違いないか。で、ですが、あの手かい16号は知らないAssassino silenzioso。少なくとも俺の時代にはいなかった。あんなやつ。どうなって Che succede? Non importa. Sì. Gli rifiuti Vegeta. È morto, l'ho fatto fuori prima, mentre non guardavamo a causa dell'esplosione. Non si è visto niente a causa dell'esplosione. Il vostro scopo è uccidere. Ecco, andiamo a uccidere Goku, Che poi in realtà lui, il suo nome, non viene mai detto, è stato rivelato poco tempo fa. E qualche anno fa hanno rivelato i nomi di 17 e 18, Lapis e Lazuli. Perché Toriyama c'ha una grande fantasia. Fuori. Se non sbaglio, il nome del di 16 è Gebo, dovrebbe essere. Se no, Gero, Gebo. Ok, dobbiamo andare a cercare attacco Big Bang Attack. Ok, perfetto, grazie. Io direi che al posto del cannone mettiamo Big Bang Attack, no? Ah, la famosa strada. Sì. Eccomi qua. Proprio tranquilli.
Cos'era quello? Cosa c'era sullo schermo? Non lo so. Dove andate? Chi siete? Cosa fate? Okay, ce l'ha detto. Ce le prendo malissimo, credo. Chi vive per orgoglio morirà per orgoglio. Sì. Calma, Vegeta, calma. Kotoaru. Che poi è una cazzata quella che ha detto C16. Il mio unico scopo è eliminare Goku, non devo eliminare nessun altro. Fate come che non ho detto nulla. Ma come ancora voi? Dice, guarda, che dovremmo aiutarti, tu non sai quanto sono forti loro. Quindi io con Vegeta affronto C18 e loro, in teoria Piccolo affronta C17 e se le danno di santa ragione. Ok, donna. Ecco, già iniziamo male, eh. Sì, mi dispiace. Non sono carico per il Big Bang? No, ehi! Non l'ha presa! Perché è impossibile che non abbia fatto nulla! Aia! Sì, quante? Io mi starei anche difendendo, sai, no? C'è il tasto parata, io lo starei anche usando. Vabbè, non funziona, il tasto parata non funziona. Ma come sparisci? No. Tanto recupero un po' di salute, va. Sì, vabbè, però anche voi. Vabbè, allora. E senti. Mannaggia a te. Vabbè, ragazzi, però. Cioè, questa non sente nulla. Non sente ragione, non sente. È finito? Ma che è? Ma non va bene! No, ragazzi, no, non è possibile. Non è possibile. Ragazzi, no, dai, non è fattibile sta cosa. Ma dai! Ma mentre attacco ogni volta? L'avevo presa veramente, eh? Oh, ma è impossibile, sta diventando la cosa qui, eh? Sta diventando impossibile. E io mi ci arrabbio, ma porca miseria, sono cose assurde fuori dalla concezione normale. Ma a livello 40, ma stiamo scherzando? Io non lo so. E poi 40. Poi attacchi a raffica a non finire, loro ti fanno tutto, tu non gli fai niente. Se tu fai l'attacco loro te lo bloccano.
Ragazzi, questo gioco davvero è pessimo, eh. Cioè, in quanto a combo e in quanto a meccanica degli scontri, è pessimo davvero, eh. In teoria ora ci sarebbe una bella scena. Maledizione donna. Aia, quella fa male. Quella fa davvero male. Beh, direi che è chiara la differenza tra voi, no? Shinpai suru na. Doitsu mo mada ikite iru. Haya satte iku to shiyou ka. Ne, aitsu ra ni Son Goku no ibasho o kikanakute ii no ka? Shinpai nai. Jibun tachi de jikkuri sagasu tokoro ga omoshiroi n janai ka. あんたってガキっぽいよ 17号 そうか? 別にどうでもいいけど 後で街に寄ってよ さっきので汚れちまったから 新しい服が欲しいんだよ ま、いいだろ ま、待って! 待ってくれ! なんだ? 何か用か? お前たちの目的は? 一体? とりあえずは Vabbè, sì. 孫悟空を倒すこと Fanno tre certe pause, fanno こいつはただのゲームなんだ。Quello che è più forte è essere evento, giusto? È inutile che vi chieda di lasciar perdere, certo. Siamo stati creati per ucciderlo. そんなことより早く倒れている連中に心臓を食わせてやった方がいいぞ。 じゃあね。 Bye. Minna o tasukenakya. Senzu no koto o shitteite minogashita to wa ore tachi nazo korosu made mo nai という koto ka. よせ、もんじゃない。奴はスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。あそこまでやられたわ、ショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクス。いや、で、言っとくけど、あいつは、うん、ちゃらファイ、んでじゃ、な、な、よその、ぷ、ブラボリトッティ。はっきり言うぞ。け、これのね、コルパスはせ、ヤンドライディさんのスタディスベリアティ、クインディアフィネ。うん。とにかく お前たちはまず孫悟空の家に行って、奴をどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ、孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。で、ピッコロはどうするつもりなんだ?さあな。どうしたんだ?あっちの方角は。そうか。やっぱりあいつ、孫悟空の取っておきの手段を使うつもりなんだ。 なんだ?その最後の手段というのは?あっちの方角に何があるかわかるか?あっち?そうな。思い当たらんが。神様んちだ。じゃあ。神様の。どういうこと?俺は、ナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。イサマとピッコロは、二人にさえ分かれなければ、サイヤ人にだって負けはしないって。つまり、 ピッコロは神様と元通り一人に。ナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。せ。では、神様はいなくなって、ドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ。だけど、な、in teoria questa cosa comunque sia stupida perché allora, la parte buona di Piccolo è un mago, la parte malvagia era un guerriero. Però se muore uno, muore anche l'altro. Quando si riuniscono, sono sempre la stessa persona. Dovrebbero comunque rimanere le sfere. Però vabbè, Toriyama l'ha pensata così, ha detto...
Vabbè, Trunks, oramai l'hanno capito. Beh, avrebbe capito, però. そうでしたか。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。分かった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。 Dite a Goku di non esagerare. È più morto che vivo. Abbiamo preso un po' di esperienza. Quindi ora dovremmo andare a casa di Goku. Bene, Cucci, questo video termina qui. È stato estenuante registrarlo. E davvero, proprio a un certo punto ho sbroccato lì perché porca miseria. Ma stai lì. Ciricciotto, non ti dà tempo di respirare. La attacchi, non le fai nulla, ti attacca sempre lei. E a un certo punto, ragazzi, uno arriva al limite, Che già poi oggi è una giornata di quelle proprio che... Anche un capello fuori posto mi fa proprio... Mi fa partire l'embolo. Spaccherei tutto, spaccherei. Ad ogni modo, io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per Instagram dove trovate tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye! そうだよな。わかってる。ちょっとそう思っただけじゃないか。